Hey, wakey wakey. Bury something. You're lucky, you know. Your everyday corpse robber usually gets a sword in the belly, no questions asked. But me, I've got an eye for that fancy jewelry. And you're lucky I like gold better than blood, Lady Derune. Where is my brother? Shut up! The better you look, the higher the ransom. Might have bruised the goods a bit too much already. The ransom? Who's paying it? You'll see soon enough. You're not in your shadow anymore, so cork it, all right? Mangy dog. Ciao leoni, bentornati in questo nuovo video, io sono SanGaming106 e quest'oggi siamo ritornati su A Plague Tale Innocence. Sì, purtroppo nello scorso episodio siamo stati catturati dall'Inquisizione e adesso c'è questa ragazza che ci sta aiutando a scappare, ok, dai. Almeno un po' di fortuna l'abbiamo avuta. Ok, allora, qui bisogna stare molto attenti, questa ragazza si chiama Melee, se non sbaglio, sì. Ok, qui cosa bisogna fare? Creare un diversivo, mi sa. Perché c'è quella guardia che non si muove. Ok, sì sì, dobbiamo cercare di creare un diversivo. Quindi premi la freccia in alto per chiedere ad Arthur, che sarebbe il fratello di Melee, di, insomma, distrarre la guardia. Allora, vediamo che oggetto possiamo utilizzare. Direi andare con quel carro lì. Ok, perfetto. Vediamo se questo Arthur riuscirà ad aiutarci. Speriamo di sì, perché altrimenti... Ok, eccolo laggiù. Cos'è, una bomba un po' strana, però va bene, ha distrutto la guardia, questo è l'importante. Adesso, prima di scappare, però, dobbiamo trovare Hugo e liberarlo, perché anche lui è stato catturato insieme a noi, giustamente. Ok, allora, quelle guardie le abbiamo superate. Ah, questo è proprio un accampamento, la base dell'Inquisizione. Oddio, tutti i loro panni sporchi. Ok, qua giù bisogna creare un altro diversivo. Ok, no, non posso utilizzarlo. Quindi vediamo un po'. Proviamo con quel barile all'interno delle lance. Magari facendolo ribaltare, facciamo un po' di rumore, la guardia si distrae. Vediamo un po'. Ok, perfetto, ha funzionato. Cioè, quelle bombe puzza funzionano. Allora, qui bisogna stare attenti a non far cascare le bottiglie e non svegliare le guardie, perché altrimenti ci tirano una spadata in testa e facciamo una brutta fine. Ok, piano piano, prendiamoci l'alcol, così ci possiamo ubriacare. Ok, piano piano, buono buono. Ok, anche questa parte è superata, per ora è veramente easy. Ok, per ora sono riuscito a superare un mucchio di guardie, non so nemmeno come. Prendiamoci un po' di materiale. Ok, vediamo un po' qua di stare attenti. Ok, due guardie stanno parlando. Allora, bisogna aspettare. Comunque io stiamo lì, perché da solo ho paura di fare molto casino. Ok, non ci ha visto nessuno. Questa missione è tutta stealth. Tutta stealth. Ok, quindi c'è un loro allevamento di polli. Guarda, gli tirerei uno in testa, quei maledetti bastardelli. Allora, lì... è gigantesco sto accampamento. Come facciamo ad uscire? Lì vedo radunate delle guardie e una gabbia sospesa in aria. Ok. Anche c'è Hugo là dentro. Ma poveraccio, lo stanno bullizzando. Ho capito che ha 4 anni, però non bullizzatelo, poverino. Ok, come facciamo a liberarlo? È pieno di gente qua. Ok, le guardie all'improvviso si sono accorte che siamo scappati, quindi fortunatamente ci stanno cercando. In realtà non è che sia tanta fortuna, però vabbè, abbiamo l'opportunità di liberare Hugo, almeno per il momento. Quindi ci avviciniamo piano piano. Ok, ecco Hugo, tranquillo, non ti deprimere amico, sono qua. Che bello, guardalo fiero come si alza. Ok, bisogna aprire questo baule perché all'interno di questo baule c'è la nostra attrezzatura, la nostra fionda. Che è una fionda, una semplice fionda. Cioè, ragazzi, con una semplice fionda riusciamo a spaccare il cranio a delle persone, però va bene. Ok, qua giù possiamo aprire il baule. Prendiamoci la nostra attrezzatura. Ok, siamo attrezzati fino ai denti.
Vediamo se posso potenziarmi qualcosa, visto che qua giù c'è un tavolo da lavoro. No, ragazzi, qui le risorse scarseggiano più dell'acqua in Africa. Ok. Allora, Hugo, devo farti cascare. Di sicuro questo farà un casino assurdo. Però le guardie sono sorde, a quanto pare, e non vengono. Meglio così, ragazzi. Meglio così. A quanto pare in questo gioco, come ho detto negli episodi precedenti, l'intelligenza artificiale è paragonabile all'intelligenza di un sasso. Lo so, un paragone molto stupido, però vabbè, è così. Allora, per favore, veloce, Meli, sbrigati, brava. Ok, apriamo questa gabbia. Vieni qui, Hugo. Esci. Madonna, che forza. The Rock può accompagnare solo. Che bello abbraccio. Sì, però, Hugo, adesso non ti fermare ad abbracciarmi, dobbiamo scappare. Ok, qua giù ci sono 3 miliardi di guardie. Non so come sto facendo ad abbatterle tutte. Okay, Madonna, come ha fatto a vedermi? Era nascosto? Cioè, hanno la vista a raggi X. Vabbè, uccidiamo questa. Ok. Perché è stressante questo capitolo? Mi ha visto, accidente. Vabbè, mi nascondo qua giù dietro al telo. Appena viene, gli tiro un bel sasso in testa. Ciao, bello. Beccati sto sassolino. Vabbè, ho spaccato la faccia. Laggiù. Ah, ecco, vedo un'altra guardia. Un arciere. Gli arcieri sono parecchio lenti e stupidi, più che altro. Ok, laggiù vedo la uscita. Il nostro amato cancello, la nostra uscita. Vai, scappiamo, corri. I pay a ransom for the Daron children, and I have to capture them myself. These Plantagenets are useless. He killed my parents. He's going to slaughter us. Belly, run! Ok, bisogna scappare. Siamo letteralmente nella M. Ok, qui spacchiamo il cranio a questi due energumeni da 4 soldi. Oh, sono stupidi. Che cacchio correte verso di me? Tanto lo sapete che il vostro cranio se ne andrà. Vabbè, lasciamo stare. Ok, dai, prendiamo. Ok, i sassi ce l'abbiamo al massimo, non so come. C'è Lord Nicholas che ci sta rincorrendo. Oddio, la visuale si era buggata per un secondo. Ok, qui siamo letteralmente nei casini. Allora, qua giù come si fa a passare? Dai, sfondiamo la porta, buttiamoci dalla finestra, qualsiasi cosa. No, lì c'è un arciere, tanto gli arcieri sono lentissimi, quindi tiriamogli un bel sasso. Tiriamo anche questo spadaccino. Allora, quanto è veloce? Sono velocissimi quelli. Ok, dai, avvicinati. Bang! E possiamo scendere sperando che non arrivi nessuno. Ok, allora qua giù cosa bisogna fare? Ci dobbiamo buttare? Allora vai Meli, fai il tuo lavoretto. Hugo ci ha abbandonato intanto, guarda come se ne sta in disparte quel nanerottolo. Ok, eccoli che arrivano. Quanta gente c'è? C'è anche gente corazzata, come faccio ad abbatterli? Ok ragazzi, abbiamo concluso il capitolo 6. Quindi, io spero che il video vi sia piaciuto. Nel prossimo episodio concluderemo il capitolo 7 e vi saluto. Ciao ragazzi!